La metamorfosi di Franz Kafka. Prima cosa, stavamo dicendo introduzione sull'autore. Franz Kafka, nato nel 1883, morto nel 1924, molto giovane, morto questo scrittore. Era infatti di salute molto cagionevole e morì di tubercolosi. All'epoca si moriva, c'erano molte persone che morivano di tubercolosi. Egli è nato ed è vissuto principalmente a Praga. A Praga allora era una città, quindi c'era all'interno, diciamo così, del mondo tedesco. Infatti diciamo che Kafka scrive in lingua tedesca. Era di origine ebraica, quindi viveva nel ghetto, diciamo, ebraico della città di Praga. Il padre, tra l'altro, era un fervente, insomma, era anzitutto un commerciante, un borghese, arricchito, una persona molto energica, che si aspettava parecchio dal figlio che era primogenito, ma il figlio lo deluse sempre. Stavamo dicendo anche che era abbastanza ebreo osservato. State zitti, per favore, chiaro! Un ebreo osservante. E il figlio quindi fu sempre abbastanza assoggettato dalla presenza, oppresso si può dire, dalla presenza del padre. Per quanto riguarda i suoi studi, diciamo che furono indirizzati verso aspetti commerciali, borghesi, insomma, e poi lui fu assunto in una società di assicurazione. Sapete come viveva la sua vita Franz Kafka, no? Cioè, praticamente una volta terminata il lavoro, riposava un po' e poi si dedicava alla lettera, perché lui piaceva scrivere, e un po' si isolava, diciamo così, dalla realtà, scrivendo, passando, si può dire, metà della sua giornata, poi glielo permetteva il lavoro era poco redditizio, però c'era questo di buono, cioè che non gli occupava tutta quanta la giornata. E quindi lui poteva dedicarsi alla lettura e alla scrittura, che erano le cose che interessavano. Divenne uno degli scrittori di romanzi fantastici, psicologici, più importanti di tutto quanto il Novecento, non segnato si può dire il Novecento. Molti dei suoi scritti sono incompiuti, cioè lui avrebbe voluto anzi che non fossero pubblicati questi scritti, questi romanzi. I suoi tre romanzi, Il processo, Il castello e America, e anche i suoi racconti. Solo che l'amico Max Brod, contravvenendo a quanto lui gli aveva chiesto di fare, invece pubblicò i suoi romanzi e i suoi racconti. Un po' vi ricordate come i due amici di Virgilio avevano poi deciso di pubblicare l'Eneide, anche se lui non voleva. Ecco, questi scritti, questi racconti, romanzi, ci sono degli aspetti autobiografici. Soprattutto in alcuni di questi racconti, di questi romanzi, come La condanna. Poi c'è addirittura La lettera al padre, che è un testo non narrativo. Comunque ci sono sempre degli aspetti, tra virgolette, autobiografici in questi, nei personaggi dei racconti di Franz Kafka. Pensiamo per esempio al protagonista di questo racconto che stiamo per leggere adesso, cioè La metamorfosi. Questo protagonista si chiama Gregor Samsa. Notiamo che il cognome di questo personaggio, Samsa, ha una certa analogia, anzi un'assonanza, è in assonanza con Kafka. Cosa vuol dire? Che è composto da due vocali, questo cognome è composto da tre consonanti e due vocali esattamente come Kafka, e le due vocali sono due A esattamente come Kafka, Samsa, Kafka, e la successione di vocali e di consonanti è identica in Samsa e Kafka, abbiamo consonante, vocale. Ma perché il professore sta insistendo tanto su questi aspetti? Perché vuole farci capire che il personaggio di questo racconto è in parte autobiografico, cioè Kafka scrive di se stesso. Lui, abbiamo detto, che è impiegato in una società di assicurazioni. Invece Gregor Samsa è un commesso viaggiatore, però diciamo che siamo sempre nell'ambito della classe della borghesia, cioè Kafka riflette sulla borghesia nei suoi racconti e ci fa emergere
una situazione di insoddisfazione del borghese a cavallo fra 800 e 900. I borghesi si sono arricchiti, abbiamo detto il padre di Kafka, sono arrivati anche al potere da un punto di vista politico. Tuttavia, probabilmente, essi non hanno trasmesso dei valori ai propri figli. E quindi l'uomo del Novecento, figlio della borghesia, si trova completamente svuotato di valori. Ecco, un'altra cosa che abbiamo detto a proposito dei racconti e dei romanzi fantastici. Vi ricordate? Abbiamo detto che in Apparizioni di Guy de Maupassant il fatto straordinario accade verso la fine, cioè l'incontro con il fantasma di quella donna, vi ricordate? Abbiamo detto che nel naso di Gogol invece accade all'inizio, quando il barbiere trova nel panino il naso di quel maggiore cavaliere. Sì, trova il naso. Sì. Ebbene, diciamo che le Metamorfosi di Franz Kafka sono più simili al naso di Gogol, in quanto il fatto straordinario capita all'inizio del racconto. Tutto il resto del racconto, se vogliamo, è verosimile, cioè verosimile nel senso che l'ambientazione, i luoghi, gli spazi e via discorrendo. La cosa inverosimile però è proprio l'attacco del racconto, cioè come incomincia il racconto. Noi dobbiamo, come lettori, tra virgolette, accettare l'assurdità di questo attacco, dopodiché tutto il resto verrà di conseguenza. Vediamo come incomincia questo racconto. Il racconto incomincia così. Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto immondo. Nella sua cameretta, nella sua stanzetta, si alza, non ha più le braccia, le mani, le gambe, ma ha delle zampettine esili, esili, esili. È come un enorme scarafaggio. E fa fatica. Che bello! E fa fatica. Allora, ragazzi, per favore, scusate. Stiamo parlando non di, come dire, di un testo scritto in un eccesso di follia da un ragazzino dell'elementare. Stiamo parlando di uno dei racconti più famosi, probabilmente il racconto più famoso di Franz Kafka, e abbiamo detto che Franz Kafka è uno degli scrittori più influenti e importanti. Chi è che sta parlando, per favore? Basta. Allora, stavo dicendo di uno degli scrittori più influenti. È evidente che questo fatto deve avere un significato simbolico che non viene esplicitato. Cioè, non è che l'autore ci dica, guardate che... Tra l'altro, proprio voi, diciamo che poi siete interessati a discorsi di carattere psicologico, e alcuni di voi magari andranno a fare poi gli psicologi, sicuramente avranno come punto di riferimento, cioè conosceranno e approfondiranno questo scritto. È evidente, vi dicevo, che ci deve essere un significato simbolico, cioè perché è accaduta una cosa di questo genere. Probabilmente c'è un simbolo, c'è un significato. Attenzione, vi dicevo che questo significato non viene esplicitato. Un'altra cosa importante, cioè i romanzi e i racconti di Kafka sono aperti a diverse interpretazioni. Cioè non è che è detto che debbano per forza essere interpretati in un modo. Io per esempio adesso posso darvi una chiave di interpretazione, ma altre persone possono interpretare questi romanzi, questi racconti in un modo diverso. Pensate che sono state date di questi racconti e romanzi di Kafka, sono state date interpretazioni non solo in chiave psicologica, psicoanalitica, ma anche in chiave sociologica e in chiave persino religiosa. La mia interpretazione, molto semplice, è la seguente. L'uomo contemporaneo è insoddisfatto, è isolato dagli altri, si sente emarginato. L'uomo contemporaneo, questo borghese, per esempio,
Gregorio Samsa, poi leggerete il racconto integralmente, doveva lavorare per garantire alla sua famiglia determinate condizioni, per esempio bisognava pagare un debito, questo debito doveva essere saldato e l'unico modo per poter saldare questo debito era quello di continuare a lavorare. Lui era praticamente l'unico che lavorava in famiglia, la sorella, la mamma e il padre lo consideravano solamente perché lui portava a casa dei soldi, ma lui capiva, intuiva che la intuiva che la sorella, la madre e il padre non gli volevano bene. A loro non interessava per niente Gregorio Samsa come persona. Lui intuiva questa cosa. Lui per loro era come un oggetto, non valeva niente. Valeva come gli scarafaggi che pesti con la scarpa. Che pesti con la scarpa. Ecco perché lui poi si sveglia un mattino trasformato in insetto, perché di fatto lui era un insetto, valeva meno di niente per gli altri, per le persone, anche per i suoi datori di lavoro, per i suoi capi di lavoro, era solamente, questa è una cosa, ragazzi, vi volevo dire, fate vedere. Allora, proprio ieri parlavo con un mio amico, il quale lavora in ufficio e non ne può più del capo, e il capo praticamente lo opprime addirittura anche quando va a fare una pausa, caffè. Ieri è andato a prendere il caffè e anche lì è arrivato il suo capo a dire: guarda, informazioni di questo, di quest'altro, guarda, per il momento vado a prendere il caffè. Ma sai, non ti ho disturbato perché non ti ho telefonato sul cellulare perché non volevo disturbarti. Allora ho risposto: beh, vieni a disturbarmi, allora qui, che sto facendo la pausa, sto prendendo il caffè. Quindi era piuttosto arrabbiato. E poi, insomma, ti ho anche chiesto dove andavo a fare la pausa del pranzo. Sono fatti miei. Oh, io la pausa pranzo vado dove voglio io, a fare quello che voglio. Oh. Ecco, questo mio amico vive una condizione di disagio. Dice che è un mese che è così, che questo capo sta continuamente tormentandolo. Ecco, più o meno questa è la condizione anche di Gregorio Samsa. Pensate che non viene riportato questo nel brano che voi avete sul vostro libro di antologia, però a un certo punto della mattinata arriva qualcuno dall'ufficio e chiede conto, dice: ma dov'è Gregorio Samsa? Che fine ha fatto? Come mai non è ancora arrivato al lavoro stamattina? E allora gli si dice semplicemente: guarda che Gregor Samsa è lì dentro, nella sua stanza, rinchiuso, ed è trasformato in insetto. E allora questa persona, del tutto indifferente a questa cosa, poi prende e se ne va via. Cioè, come se fosse una cosa normale, diciamo così. Fosse una cosa normale prima o poi, un giorno, vedasse. Giusto per farvi capire la totale mancanza di considerazione umana della persona che c'è, che c'era per esempio in questi luoghi. Ma un insetto diventa piccolo come un insetto e diventa grande come un uomo. No, grande come un uomo. Grande come un uomo, ma infatti lui continua a passare da una parete all'altra della cameretta e trova parecchio difficoltà soprattutto a dormire. In quanto Gregorio Samsa era abituato a dormire di fianco, adesso quando è stato trasformato in insetto, nel momento in cui cerca di mettersi di fianco, poi cade da una parte, cade dall'altra, si ribalta e poi sono dolori cercare di rimettersi con le zampine per terra, e sono esperienze brutte. Va bene, la cosa però sulla quale vi dicevo, chi è che sta parlando? Vorrei appuntare soprattutto la vostra attenzione, è il rapporto di Gregorio Samsa con la sorella, con la madre e con il padre. Ecco, abbiamo detto, vorrei soprattutto leggere il brano del rapporto con il padre, perché abbiamo detto che i personaggi di Kafka sono velatamente autobiografici. Abbiamo detto anche prima che il rapporto di Kafka con il padre era un rapporto, diciamo,
un rapporto compromesso, e questo viene fuori anche in questo racconto, nel racconto della Metamorfosi. Pensate che a un certo punto, siamo alla pagina 404, a un certo punto il padre non ne può più di avere un figlio insetto che gira per casa. E quindi diciamo che... infatti dice, non sapeva forse nemmeno lui con precisione quel che voleva fare. In ogni modo, alzò i piedi in maniera eccezionale. Il padre quindi esasperato. E Gregorio capisce, intuisce che c'è qualcosa che non va, che il padre è molto arrabbiato. Tetra. E Gregorio fu stupito della grossezza gigantesca della suola dei suoi stivali. Quindi appunta la sua attenzione sulla suola degli stivali del padre, ma non a lui. Sapeva ormai bene dal primo giorno della sua nuova vita che il padre riteneva indicata per lui soltanto la maggiore severità. Ecco, i suoi familiari, la sorella, la madre, ma come vediamo qui anche il padre, non mostrano alcuna commiserazione per Gregorio Samsa. Anzi, si mostrano ancora più rigidi e severi nei suoi confronti. Così cominciò a fuggire dinanzi al padre, fermandosi quando quello si arrestava e affrettandosi subito a muoversi quando l'altro accennava solo un movimento. Fecero più volte il giro della stanza senza che avvenisse qualcosa di decisivo, anzi senza che tutto l'insieme per il suo ritmo lento avesse neppure l'aspetto di un inseguimento. Perciò anche Gregorio rimase per allora sul pavimento, tanto più per timore che il padre avesse potuto interpretare una fuga sulla parete o sul soffitto come una malignità speciale. In ogni modo, Gregorio si dovette confessare che non avrebbe potuto sopportare a lungo quel continuo inseguimento, poiché mentre il padre faceva un passo, egli doveva compiere un'infinità di movimenti. S'accorse che cominciava a perdere fiato, del resto anche in passato non aveva mai avuto dei polmoni di cui fidarsi pienamente. Ma Kafka si droga. Non lo so questo, sinceramente. Mentre dunque sbandava qua e là raccogliendo tutte le sue forze per la corsa, con gli occhi semichiusi e senza pensare più nel suo torpore ad una salvezza diversa da quella della fuga e dimenticando quasi che le pareti, per quanto fossero occupate da mobili accuratamente intagliati e pieni di angoli e di punte, erano a sua disposizione, proprio in quel momento, accanto a lui, quasi senza forza, volò qualcosa e cascandogli rotolò davanti. Era una mela, subito ne seguì un'altra. Gregorio rimase impietrito dalla paura. Era ormai inutile correre, perché il padre si era deciso a bombardarlo. Il padre decide di colpire il figlio con le mele. Questo enorme insetto con le mele, sì. Lo bombarda con le mele. Anche qui, ragazzi, la cosa è simbolica, perché il figlio non si sa bene, adesso poi leggerete a casa, se morirà di dolore, se si lascerà di morire di dolore, o morirà per la ferita infertagli dal padre, come vedremo adesso, una volta che lo colpisce con una mela. Anche questo è significativo, simbolico, di questo rapporto estremamente teso che ha Gregor Samsa col padre, ma anche Kafka. Dalla frontiera sulla credenza... Dalla frontiera sulla credenza si era riempito le tasche e tirava ora, senza per il momento mirare troppo, una mela dietro l'altra. Queste piccole mele rosse rotolavano come elettrizzate sul pavimento e si scontravano insieme. Una mela, gettata debolmente, strisciò sulla schiena di Gregorio, scivolando via senza danneggiarlo. Ma una, subito dopo, si conficcò invece letteralmente nella sua schiena. Lui voleva trascinarsi avanti, come se l'improvviso e incredibile dolore potesse passare col mutare della posizione. È chiaro, logico, che qua si rappresenta un dolore fisico, ma si rappresenta anche un dolore psichico, cioè il proprio padre che vuole il suo male, che vuole il male di Gregorio. Ma si sentiva come inchiodato e si allungò in una piena confusione dei sensi. Soltanto con l'ultimo sguardo vide ancora aprirsi con uno strappo la porta della sua stanza. Dinanzi alla sorella che urlava, si precipitava fuori la madre in camicia. La sorella l'aveva spogliata per procurarle nello svenimento maggior libertà di respiro.
Correva verso il padre, mentre in quel tratto le sottane slacciate scivolavano una dopo l'altra sul pavimento, e inciampando sulle vesti si buttava su di lui, pregandolo di risparmiare la vita al figlio, e l'abbracciava in un pieno amplesso. Ma qui la vista veniva già a mancare a Gregorio, stringendogli le mani dietro la testa. Ecco, avete visto la madre che cerca in qualche modo di fermare il padre, cerca di salvare Gregorio, ma anche qui, più di tanto, comunque la madre, come la madre di Kafka, non ha la forza per difendere il figlio, più di tanto. E quindi il figlio di fatto si sente sempre più solo. E quindi, come stavo spiegando prima, i genitori ancora mostrano nei suoi confronti ira, lui che era andato fuori dalla sua stanza poi ritorna nella sua stanza e, sentendosi sempre più rifiutato, si lascia morire. Appena entrato nella stanza sentì chiudersi la porta con una gran furia, il chiavistello fu tirato e la chiave girata. All'improvviso fragore dietro di lui, Gregorio si spaventò tanto. E così si lascia morire, si lascia... Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.